Allora, ragazzi, dico giusto due paroline prima di passare la parola al Massimo, visto che questo è il primo episodio di questa nuova rubrica che ho pensato. E ho scelto Massimo come cavia, che è tesissimo. È la tua prima volta ed è pure la mia prima volta. Massimo ha detto che è la sua prima volta in un webinar in generale, in un'intervista, in una live, quindi era terrorizzato all'idea. Ho detto meglio così, perché uno poi si sblocca e gli viene più facile per le prossime volte. Allora, questa è una nuova rubrica nella quale l'idea è di portare un ospite, ma invece di avere degli ospiti esterni, no, come quelli che abbiamo mensilmente, che vengono a parlare di tematiche oppure di strumenti, eccetera eccetera, gli ospiti sono interni, quindi sono persone della community, persone del growth program che raccontano dei casi studio, delle cose che hanno fatto, degli esperimenti che hanno funzionato, che non hanno funzionato, le cose che hanno imparato lungo la strada e così via. È una cosa che avevo in testa, diciamo, da un pochino, però ovviamente volevo un attimino che maturasse la community. Nei feedback delle ultime settimane, devo dire la verità, è una cosa che è tornato spesso. Non so se è sempre la stessa persona che me lo dice, perché sono anonimi, oppure più persone, però più di una volta qualcuno ha detto mi piacerebbe ascoltare anche storie di persone che sono nella community. E quindi oggi, diciamo, inauguriamo un pochino questa rubrica con Massimo. Il titolo, come avete visto, era abbastanza clickbait, no? Da 0 a 100k in 6 mesi, però adesso andiamo in dettaglio e spieghiamo che cos'è e anche che cos'è il progetto, cosa ha fatto Massimo lungo la strada, quali sono gli esperimenti che ha fatto, eccetera eccetera. Massimo è stato super professionale, perché ha anche preparato proprio una non dico delle slide, però diciamo una sorta di lista di punti che vuole toccare. Io ho detto che era un'intervista così rilassata, lui è stato super professionale. Allora, come prima cosa, io Massimo, ti passerei la parola innanzitutto per una presentazione, veramente in 2 minuti, dici chi sei, di cosa ti occupi, perché magari non tutte le persone nel gruppo conoscono tutti quanti, quindi certo. Cosa fai, eccetera, eccetera, prima di scendere nel caso specifico che analizzeremo oggi. Beh, sono Massimo Brandellero, sono founder e mi occupo oggi di due aziende che operano entrambe nel mondo del fashion. Una è un'azienda che parla di materia prima, quindi prodotto, per niente digital, prodotto fisico. Nello specifico sono materiali che vengono utilizzati nel mondo della calzatura e della pelletteria. E l'altra azienda invece è un'azienda tecnologica digitale, che opera sempre nel mondo del fashion e supporta i brand a monitorare la loro supply chain, andando ad aiutarli a guardare i dati con un punto di vista un po' diverso da come sono abituati a farlo, e con una deviazione che sia sempre rivolta un po' all'area della sostenibilità. Quindi noi parliamo tanto di tracciabilità, parliamo tanto di trasparenza, di monitoraggio come fil rouge su tutta la nostra comunicazione. Ed è quello che ci piace fare, fra virgolette. Quindi questo è un po' il mio daily, e da qui nascono poi tante sfide, perché comunque con due aziende le sfide ci sono ogni giorno, le problematiche ci sono ogni giorno, e dobbiamo capire come affrontarle. E da quando ho scoperto il growth hacking, un annetto e mezzo fa, sono riuscito a dare un nome a tutto quello che mi frullava per la testa, e devo dire che è stato molto utile, cioè ha aiutato molto questo tipo di processo ad avere un inizio e una fine, con un processo intermedio, con degli step intermedi, quindi proprio questo tipo di sistema è stato molto utile per pianificare poi tutto quello che durante la vita di un'azienda si fa giornalmente, però senza magari in alcuni casi avere un inizio e una fine. Una cosa interessante è proprio questo binomio tra digitale e fisico, che c'è un po', diciamo, nelle cose di cui ti occupi tu, che a me affascina particolarmente, ma poi è anche, come dire, la risposta a tutte quelle volte che viene tirato su il dubbio: ok, ma sta roba funziona solo se hai prodotti digitali, io ho il prodotto fisico, non posso fare le cose di cui parlate. Non è vero, lo diciamo mille volte, però Massimo è nella dimostrazione. E Massimo, il caso di cui ci parli oggi è legato a una delle due aziende in particolare che dicevi prima? Guarda, io volevo proprio... Ricordo che nasce come esperimento e poi ha preso una piega quasi indipendente, no? Raccontaci un po' come nasce il tutto e anche che cos'è.
Sì, io volevo proprio testare questa cosa, cioè questa cosa che hai descritto, cioè il dire, noi abbiamo conosciuto il growth hacking partendo dall'azienda che opera nel mondo digitale e inizialmente l'abbiamo internalizzato come filosofia in questo tipo di team, no? L'altro team invece, che è un team che parla completamente di prodotto, inizialmente era rimasto un po' al di fuori da questo, ma proprio per una deviazione, non so, un po' concettuale, iniziale. Dopodiché abbiamo detto, ok, visto che si parla di questo tipo di metodologia, di applicazioni, di questo tipo di metodologia anche su prodotti fisici, andiamo a provarcelo in casa, questa cosa. L'altra azienda parla di prodotti fisici in maniera estrema e abbiamo detto, proviamo a sfidare noi stessi sotto questo punto di vista, quindi andare a vedere se questo tipo di metodologia con tutto il percorso che richiede può essere utile laddove di digitale c'è gran poco, perché parliamo di prodotti molto fisici, nel senso noi vendiamo pelli per calzature, quindi un materiale che sono sensazioni tattili, quindi parliamo di prodotti molto 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 ed estremamente fisici. E quindi abbiamo detto, proviamo a guardare da un punto di vista diverso questo tipo di mondo, questo tipo di mercato, avendo anche dall'altra parte una tipologia di cliente che è abituata a prodotti fisici. Quindi oltre ad applicare la metodologia sul prodotto, la sfida era anche capire se arrivavamo al tipo di utente a cui ci Chi è il tipo rivolgevamo. di cliente? Che tipo di aziende sono in questo caso? Beh, possono essere le più disparate, però tendenzialmente noi ci rivolgiamo ad aziende del mondo del fashion che operano nel mondo della calzatura. Sono aziende, sono le corporate molto grandi, hanno delle caratteristiche particolari, nel senso ci rivolgiamo a quel tipo di corporate che sono dislocate e che hanno una catena di approvvigionamento dislocata nel mondo, quindi dall'Asia agli Stati Uniti, comunque il sud-est asiatico in primis, e hanno delle problematiche e una storicità. Loro sono quelli che sono abituati a fare le cose così da 30 anni ed ha funzionato fino ad oggi, fino a ieri forse. E quindi la sfida era su tutti e due gli aspetti, andare a quindi sia lavorare sul prodotto seguendo questo tipo di metodologia, sia andare a capire se questo tipo di approccio riusciva a comunicare poi con i nostri interlocutori. Quindi era su due frangenti. E prima di scendere nel dettaglio, voglio chiederti il finale e poi analizziamo come ci sei arrivato. Che cos'è? Cioè, l'output di questo esperimento ad oggi che cos'è? Cosa è nato? È nato un prodotto? È nata una nuova azienda? Un progetto? Da quello che doveva essere semplicemente un esperimento, oggi che cos'è? Beh, diciamo, noi siamo partiti con questa cosa, siamo partiti ad aprile dell'anno scorso, quindi sono oggi, sì, neanche 10 mesi, diciamo, no? Abbiamo fatto un primo punto per trarre le conclusioni a ottobre-novembre, poi sai, noi lavoriamo in questo tipo di settore, lavoriamo molto a stagioni, no? Quindi le stagioni sono, diciamo, per semplicità, i classici 6 mesi. E quindi puoi trarre delle conclusioni da 6 mesi in 6 mesi per capire se qualcosa funziona, se qualcosa non funziona. Detto questo, a novembre abbiamo un po' chiuso il primo ciclo di test, perché per quanto mi riguarda era un test molto specifico. Abbiamo chiuso il primo giro di test con degli ottimi risultati che ci fanno percepire la possibilità che questa cosa diventi un'azienda a sé stante, perché in realtà quando un progetto nasce all'interno di un'azienda, molto spesso l'azienda può essere il limite stesso del progetto. E questo è già la seconda volta che mi succede, per cui una delle due aziende che ho fondato è una spin-off dell'altra, proprio perché l'altra limitava la crescita potenziale del progetto. E la stessa Chiaro. cosa sta succedendo adesso, perché comunque
Parliamo di una cosa nuova, cioè quindi di un'entità nuova. E parlando di una cosa nuova, deve essere tutto slegato, la comunicazione, i progetti, i target, gli obiettivi, sì. La roadmap, deve essere tutto... Cioè avere indipendenza rispetto all'azienda madre dove è stato concepito. Sì, perché altrimenti si entra nel ciclo della comfort zone, sì. E questo lo vedo continuamente, lo vedo in me stesso. Lo vedo con il team, si entra in un ciclo di comfort zone per cui un progetto è andato bene, bene, siamo tutti contenti, passiamo al prossimo. Sì. Invece magari lì ci sono delle potenzialità molto forti e quindi questo progetto in 6 mesi ci ha dato un programma di revenue da 100.000 euro, da circa 100.000 euro, quindi se questo è il periodo di test possiamo pensare che possa raggiungere un livello tale di avere una sua autonomia con un, certo. Quindi un suo o vivere team come dato. Entità a sé. Mi condividi quella lista che avevi preparato, così magari la metto a schermo e guardiamo un po' i punti e ci dici anche gli sì. Step che avete fatto. Quindi adesso vediamo le tue slide, cioè questa lista, mettiamola così. Ok, qui ci sei adesso, sì? Sì. Quindi tu qua hai scritto come primo punto, partiamo dal perché, che mi piace. Io sono un grande fan del perché, della filosofia di Simon Sinek, quindi... Io lo adoro. Cosa significa? Cosa significa? Qual è stato il primo passo che avete fatto? Allora, il primo step... io dico partiamo dal perché alla fine... È la domanda che mi guida sempre, no? Il capire perché facciamo le cose in un certo modo anziché farle in un altro e perché non le facciamo in un certo modo anziché nel primo. E è banale, ma è quasi riaffermare l'ovvio, no? Però è l'inizio di qualsiasi progetto. Partire da perché è l'inizio di qualsiasi tipo di progetto. Quindi noi siamo partiti dal capire che sperimentare diventa un po' la linfa vitale all'interno dell'azienda. Poi oggi, cioè lo vediamo anche oggi stesso, nella giornata specifica in cui l'Italia è chiusa per n motivi, voglio dire, e dobbiamo inventarci un po' dei modi nuovi, no, di lavorare, ma da ieri a oggi le cose sono cambiate, quindi andare a sperimentare diventa una cosa fondamentale. E partire dal perché andiamo a sperimentare diventa un buon inizio, fra virgolette. Quindi il progetto parte perché parlavamo di un prodotto fisico, parlando di un prodotto fisico avevamo n limiti, quindi abbiamo detto, poi noi avevamo un altro tipo di limite che era l'azienda che ho fondato parla di rappresentanza, quindi noi siamo rappresentanti di prodotti che sono prodotti da terzi. Il valore è sul prodotto, il valore nostro è sempre difficile da calcolare, quindi abbiamo detto dobbiamo trovare un modo per cui riuscire a dare valore al prodotto che viene prodotto da altri, ma tenendoci in casa questo tipo di valore. Questo è stato il tipo di inizio. Questa era un po' quindi, diciamo, possiamo definire la vision iniziale che vi ha guidato nella stesura di questo test? Sì, questo era l'obiettivo del test, il validare sì. Il fatto che noi potessimo creare del valore che rimanesse in casa, riferito però a dei prodotti che vengono prodotti in trasparenza da altri, da terze parti. Chiaro. Che quindi non è banale come cosa, non è facile come cosa. Ok. E quindi infatti è per questo che dicevo prima, ci rivolgiamo a una tipologia di utenti che è abituata a pensare in un certo modo, lavorare in un certo modo e che ha una comfort zone che è molto radicata, molto forte, no? Quindi sì. Questo andava proprio a sradicare questo tipo di approccio. Sì. Quindi un ente terzo che, che prendesse valore e che dasse valore ai materiali prodotti da un altro ente produttivo. Sotto quel partiamo dal perché leggo un po' più piccolo, progettazione esperimento AR con revenue tra parentesi. Che significa quel revenue tra parentesi? Allora, noi abbiamo detto, come facciamo a valutare questo tipo di... Cioè, cosa ci definisce che l'esperimento sta funzionando? Okay. Noi non stiamo... Quindi, siamo partiti direttamente dalla revenue. L'unica cosa che mi può confermare, che vi poteva confermare in quel momento, che il progetto stesse avendo successo, era se portavamo a casa delle revenue. Quella era la misura. Non stavamo... zero metriche di vanità. Non vi interessava fare lead, eccetera, eccetera. Era fatturiamo o non fatturiamo questa roba? Assolutamente sì. Mi piace, è bello aggressivo. Tutto il mondo di... Sì, far conoscere... Era successivo, dovevamo validare
l'idea in maniera molto forte, cioè dovevamo avere la validazione che i clienti avevano del budget a disposizione, che avessero l'urgenza del problema e che fossero disposti a investire subito sulla soluzione. Quindi misurazione specifica era revenue con programmi di lavoro da 6 mesi. Chiaro. Quindi avevamo, non era testiamo, proviamo, no, era sì, mi interessa, ho budget a disposizione, voglio portare avanti il progetto. Quindi la misura era la revenue, ecco perché l'ho identificata lì. Scrolla un pochino, vediamo cosa c'è sotto. Ok, qua si parla di validazione, un argomento che abbiamo trattato molto molto spesso sul Growth Program. Questi cosa sono? Gli step che avete fatto? L'ordine che vedo qui? Sì, grosso modo sono gli step. Quindi noi siamo partiti. Sì. Il primo step, il primo è stato un lavoro prettamente quasi 90% interno. Quindi, diciamo, grosso modo aprile-maggio abbiamo lavorato sull'identificazione del problema vero e proprio. Nel senso, abbiamo passato un 2019 dove tutti siamo più o meno consapevoli che l'argomento catalizzatore era la sostenibilità, l'ambiente e la sostenibilità. È stato un po' il trend di tutto l'anno. E quindi il partire da perché era, ma siamo sicuri che questo sia realmente un problema sentito quando poi si va in azienda e si va a toccare con mano i budget e i programmi delle aziende? Perché è un argomento molto cool, è un argomento che oggi, che l'anno scorso, oggi già non più perché abbiamo il coronavirus, però fino a poco tempo fa era l'argomento del momento, e sì che c'era una grandissima comunicazione da parte di tutti su questo, ma poi siamo sicuri, siamo veramente sicuri che andando a toccare con mano le aziende questo problema lo sentano realmente, siano disponibili a dare a investire oggi su questo. Mm. Quindi come problema qua di cosa stiamo parlando? Del tema della CO2? Ma stiamo parlando di sostenibilità a 360 gradi. Sostenibilità, perché ok. Sì, perché okay. Andare a definire quali fossero le metriche per stabilire la sostenibilità è stato proprio il secondo passaggio, no? Okay. Quindi, ad esempio, la CO2 è uno degli argomenti, ma anche lì siamo sicuri realmente che la CO2 sia uno degli argomenti che stimola. Mm-hmm. Quindi, l'identificazione del problema era andare a guardare tutto quello di cui si stava parlando, andare a guardare i limiti del settore, quindi, ad esempio, noi parliamo di un settore molto specifico perché parliamo di pelli che vengono utilizzate nel mondo del fashion, no? Quindi sì. Ci sono aziende produttrici specifiche che hanno delle linee di produzione magari che cominciano a parlare di sostenibilità. Quindi questa, diciamo, identificazione del problema e analisi dei competitor è stata una cosa che è andata di pari passo, no? Sì. A fianco lì leggo sprint, cosa significa? Ci dici anche cosa significa sprint? Sì, mi sono lasciato degli appunti, perché giusto, quindi del keywords, no? Nel senso che l'analisi dei competitor l'analisi dei competitor è un processo molto lungo, tendenzialmente dovrebbe richiedere sì più di qualche giorno, anzi più di qualche settimana probabilmente, però comunque essendo noi lavorando in questo settore da diversi anni, perché comunque siamo presenti sul mercato da un 10-12 anni, avevamo e abbiamo una base di conoscenze molto abbastanza ampia, no? Per cui l'analisi dei competitor siamo riusciti a metterla in un processo che sia strutturato e abbastanza veloce, okay. Che più o meno ci ha impegnato grosso modo 2 giorni, diciamo i primi 2 giorni, perché nel mondo, per darti un'idea, il mondo di identificazione del problema, analisi competitor e Lean Canvas, che è dove arriviamo poi, è stato un lavoro che ci ha durato, più o meno siamo riusciti a comprimerlo in 5 giorni, grosso modo. Okay, okay. Non 5 giorni consecutivi, perché era impossibile, ma il lavoro è stato sviluppato in cinque giornate, insomma. Quindi, partendo dall'analisi dei competitor, abbiamo guardato tutto quello che facevano gli altri, quello che dicevano che facevano online e quello che poi nella realtà invece ci trovavamo, no? Quindi cosa comunicano, che tipo di approccio hanno a questo mondo della sostenibilità, specificano le linee guida che seguono o toccano l'argomento solamente in termini di comunicazione,
senza magari cioè, quindi la differenza tra quello che dicono di fare e quello che poi concretamente fanno. Sì, oppure quanto specifici vanno in quello che dicono di fare. Okay. No? Quindi abbiamo cercato di approcciarlo un po' in questo tipo di modo. E come ho detto, l'analisi dei competitor era un po', faceva parte un po' di questo percorso. E no? Poi avete utilizzato il Lean Canvas come strumento per mappare un pochino la situazione, il quadro della situazione? Sì, assolutamente, perché comunque come è proprio è stato molto utile, nel senso che stavamo parlando... Quindi nel nostro team interno stavamo parlando di un mercato che pensavamo di conoscere, di competitor che pensavamo di conoscere e di prodotti che pensavamo di conoscere. Però ti rendi conto, quando lo metti nero su bianco e parti da un problema specifico, che tanto tanto bene non è che lo conosci. Questa è una frase bellissima, permettimi di sottolinearla e di interromperti, che poi è il senso di tutto quello che facciamo qua dentro, no? E quindi di dare meno cose per scontato, farsi qualche domanda, utilizzare un po' di strumentini, validare, e quindi avete scoperto che in realtà non conoscevate così bene quello che pensavate di conoscere. Non conoscevamo quel tipo di taglio. Mm. Quindi quando abbiamo spostato leggermente il punto di vista sul prodotto, cambiando leggermente angolo, sono nate delle cose molto interessanti. Perché ad esempio la nostra persona di riferimento a cui ci rivolgevamo era leggermente diversa. Non era prettamente, cioè se nel mondo del fashion, giusto per faccio un esempio per capire, il punto di riferimento, la persona di riferimento sono i designer, perché loro selezionano i materiali, loro sono i responsabili di collezione. Qui, quando parliamo di sostenibilità, parlando comunque dello stesso prodotto, l'approccio è leggermente diverso, si alza un po' l'asticella, si va un po' più sul head of sourcing, si va un po' più su delle figure di responsabili di sostenibilità che mettono o non mettono il veto su dei progetti o su dei prodotti. Quindi... Questo è un passaggio importante, lo sottolineo, ragazzi, non sottovalutate la cosa che ha appena detto Massimo, perché spesso quando parliamo di mercato B2B dico questa cosa, magari passa, come dire, inosservata, quello che sta dicendo Massimo adesso è quindi l'importanza di identificare quelli che sono poi, come dire, nel processo decisionale, no? Le persone importanti con cui andare a dialogare, chiamiamoli decision maker, chiamiamolo target, chiamiamolo come vogliamo chiamare, però il senso è questo passaggio diventa fondamentale per tutto quello che avviene dopo, ok? Sì, diventa fondamentale, ma poi in maniera estrema in alcuni casi, perché ad esempio quando noi abbiamo parlato di nei primi incontri, quindi nelle prime interviste fondamentalmente, no? Per capire un po' come con i clienti, come affrontavano il problema, avevamo, la nostra discussione era a un certo livello, quindi perché avevamo l'idea inizialmente che fosse il nostro target fosse un tipo di figura all'interno del brand, quando poi invece, e che quindi ha un linguaggio e ha delle competenze, e andare a parlare di approcci di sostenibilità a questo tipo di figure, non avendo una preparazione specifica, comunque te la giocavi facile, passami il termine, no? Sì. Poi quando invece vai a identificare che la tua persona di riferimento è a un livello un po' più alto, no, lì la seniority cambia, le conoscenze cambiano, proprio il modo di interloquire cambia completamente, e devi avere una conoscenza molto approfondita, perché altrimenti sì, riaffermi l'ovvio, ma non ti è utile, voglio dire, no? Poi io lì leggo una parolina che a me piace tantissimo e che non posso non chiederti cosa avete fatto, perché leggo contenuti. È uno dei miei temi preferiti, quindi cosa avete combinato con i contenuti? Leggo addirittura dal giorno 1, che è una cosa bellissima. Cosa avete fatto dal giorno 1 con i contenuti? Che tipologia, su che piattaforme? Diciamo che ci è servito per due scopi l'iniziare con i contenuti dal giorno 1. Uno, il cominciare ad avere una voce lì fuori, no? Perché fino al giorno prima parlavamo di moda da un punto di vista, da quel giorno zero abbiamo dovuto cercare un taglio che fosse abbastanza diverso. Non parliamo più del prodotto, ma parliamo di caratteristiche ambientali del prodotto, vuol dire, o di conseguenze che il prodotto può generare. E quindi ci è stato utile sia per iniziare a crearci una sorta di authority
passami il termine, quindi un minimo di credibilità forse, già credibilità forse è meglio che authority, quindi avere fin dal giorno 1 una storia, non abbiamo sparato su 300 piattaforme, abbiamo iniziato solo ed esclusivamente con LinkedIn e col blog che abbiamo sul sito, quindi con alcuni contenuti nel blog, ma poi più specificatamente con dei contenuti continuativi su LinkedIn. Quindi nativi su LinkedIn, creati proprio direttamente su LinkedIn. E vengono fatto da una pagina aziendale o dai vostri profili personali? Come avete gestito questa cosa? Abbiamo gestito entrambe, quindi abbiamo buttato giù un piano editoriale di base per i primi 3 mesi, mi sembra, a livello aziendale. E poi, siccome poi ognuna delle figure volevamo testare dei tagli un po' diversi, no? Volevamo testarli e per area e per tipologia di utente, quindi riverso utente intendo quindi proprio stiamo parlando ai designer o stiamo parlando agli CSR delle aziende. E quindi ognuno di noi aveva una linea comunicativa, uno di noi comunicava solo esclusivamente a un mercato vietnamita, perché volevamo capire se in quel tipo di mercato c'era un tipo di feedback. Sì. Quindi abbiamo proprio lavorato su diversi fronti, sia a livello aziendale sia a livello personale, con dei tagli leggermente diversi uno dall'altro. E questo comunque ci ha aiutato anche, quindi in una prima parte, ad avere una credibilità, in una seconda parte a acquisire anche conoscenze, di fatto, no? Perché comunque... Perché dici conoscenze? Dai feedback che ricevevate? No, proprio dalla creazione stessa dei contenuti, perché alla fine, dovendo riuscire a dare un taglio diverso, nello stesso momento stai ricercando informazioni, le stai elaborando per terzi, ma le stai facendo tue. Sì. Fondamentalmente. Sì. Cioè, il famoso detto che il miglior modo di imparare è insegnando. Cioè, nel senso, il processo di ricerca che c'era dietro ai contenuti poi vi ha dato tanto know-how in più, questo stai dicendo, giusto? Ci ha dato tanto know-how, ci ha aiutato poi anche nel... tu parli di tono di voce, no? Che però è correttissimo, no? Quindi ci ha aiutato molto nel tono di voce che usavamo, che abbiamo poi usato nelle presentazioni, che abbiamo poi usato con i clienti con cui parlavamo, perché comunque... come ho detto prima, la tipologia di utente all'interno dello stesso cliente era diversa e quindi avevo un linguaggio diverso e fare questo tipo di analisi ai fini della creazione di contenuti ci ha aiutato ad acquisire anche questo tipo di linguaggio. Sì. Faccio una parentesi velocissima, magari lo dico per gli ultimi che sono arrivati nel Growth Program, perché quelli storici lo sapranno. Praticamente per ognuno di questi punti che Massimo sta elencando c'è un webinar, quindi se avete un dubbio, contenuti, andatevi a vedere il relativo webinar, link canvas relativo webinar, interviste relativo webinar. Quindi guarda, io avevo un obiettivo, no? Che era il seguire, il provare quantomeno seguire più di sicuramente il growth hacking, il processo per questo progetto. Quindi ci ho provato, quindi è bene o male, ecco perché troviamo tutti i pezzi. Ci ho provato. Quindi poi passiamo invece quindi abbiamo, diciamo, fatto c'è qualcos'altro sotto, non ricordo cosa c'era poi, come continua. Sì. Soluzione, giusto? Ok. Quindi, detto questo, abbiamo iniziato un po' a il mettere insieme i pezzi, no? Quindi, uscire con l'idea ufficialmente, abbiamo detto ok, dobbiamo cercare, diciamo, questo rappresenta un po' l'area dello smoke test, se vogliamo, no? Quindi serviva creare una sorta di prodotto servizio che però non solo non c'era ancora, ma doveva essere completamente validata come idea, no? Quindi prima abbiamo fatto un passaggio sulla validazione del problema, poi abbiamo detto adesso abbiamo elaborato un'idea, andiamo a lavorare sull'idea. E qui siamo riusciti a farlo in maniera abbastanza veloce, anche perché poi magari non in tutti i mercati funziona allo stesso modo, quindi, però come ho detto prima, lavorando sul mercato che lavora a stagioni c'è un inizio e c'è una fine, e questi inizi e fine sono semestrali più o meno, quindi all'interno di un semestre riesci a fare dei test abbastanza strutturati e avere dei risultati, diciamo, con delle tempistiche abbastanza definite, no? Questo aiuta. Quindi prima cosa, abbiamo voluto dare un nome al progetto specifico, che fosse fin dal giorno 1 il nome del progetto e il logo,
quindi l'elaborazione del logo, proprio perché quando siamo usciti volevamo avere, anche se era un test di validazione, volevamo avere, dare un'indicazione molto chiara. Quindi, e anche qui abbiamo lavorato in ottimizzazione massima, perché per esempio sul logo, ad esempio, una volta che abbiamo definito il nome che abbiamo voluto dare, sono andato su sulla piattaforma Logopony, penso di aver speso, se non sbaglio, una quarantina di dollari, 40-45 dollari, mi ha tirato fuori un logo con tutte le varie declinazioni, compresa anche la specifica di utilizzo nel caso in cui venga dato in licenza, e abbiamo preso, l'abbiamo inserito all'interno di un altro strumento che simula quasi un sito internet, che è Quirl. Che tra l'altro è quello che stai usando per le slide in questo momento, se ho visto bene, giusto? Sì, io Quirl lo uso su tutto, quindi è di fatto uno strumento che viene... si usa per le presentazioni, però è talmente facile, talmente, e poi ti dà delle informazioni molto interessanti, perché su Quirl puoi fare monitoraggio quando mandi la presentazione a una persona, puoi fare monitoraggio delle visualizzazioni, quanto tempo ha passato su una pagina, sull'altra, gli puoi addirittura chiudere la presentazione, perché se domani decidi che quel cliente per un motivo, oppure la presentazione non è più aggiornata, la chiudi e lui non ha più accesso. Certo. Quindi è uno strumento molto molto utile. Quindi quando diciamo di muoversi in maniera molto veloce, ragazzi, ci riferiamo a questo. Quindi Massimo non ha preso un grafico e ha fatto fare uno studio di 6 settimane per la definizione di un logo e di un'identità, ha comprato un login online a 40 euro, l'ha piazzato su Quirl e ha fatto finta di avere un sito ed è partito con il test. Bene, mi piace, sì. Vai. Però prima siamo passati per una validazione sul 5 second test, un altro strumento che mi piace davanti. Quindi, posta questa creazione di questa prima pagina, diciamo che doveva essere un po' la home page, no? Quindi volevo raccogliere subito un feedback, se anche proprio da persone che non fossero del settore, che non fossero in target, comunque volevo, il mio scopo era la validazione che quel tipo di presentazione nei primi 5-10 secondi ti lasciava subito qualcosa di importante. Quindi che il nome ti comunicasse qualcosa, che le immagini utilizzate ti dicessero qualcosa, che i sottotitoli ti facessero capire subito l'argomento, e quindi questo l'abbiamo passato attraverso il 5 second test. Penso che in una mezz'ora abbiamo avuto il feedback da una quarantina di persone, se non sbaglio. Che piattaforma avete utilizzato per il 5 second test? Usability Hub o qualcos'altro? Sì, Usability Hub, sì. Ok. Poi non vi preoccupate, tutti questi link alla fine vi faccio un post, come al solito, nel gruppo, e vi lascio tutti i link dei tool che Massimo ha utilizzato per questo test. Poi li ho messi anche sotto, se dovesse servire in fondo. Sei precisissimo, va bene, ok. Ce li abbiamo anche riblogati in basso. Poi, sotto cosa succede? La leggo: test di presentazione, non vendita, scarsità, eccetera. Sì, quindi detto questo, abbiamo preparato un po' la scena. Quindi abbiamo detto, ok, adesso presentiamo questo tipo di idea. Allora, presentazioni, le prime presentazioni, posto che noi abbiamo già N clienti in portafoglio che potevano essere tendenzialmente interessati a questo strumento, no? A questa cosa, però abbiamo detto, dobbiamo stare attenti un po' a come ci esponiamo in questo momento, perché stiamo validando un'idea, mica non possiamo validarla su clienti, cioè non volevo validarla su clienti che potenzialmente potevano avere già dei numeri fin da subito, no? Volevo validarla, e quindi ho detto no, andiamo in cerca di chi con chi possiamo parlare senza un incontro face to face, perché avevo uno scopo molto preciso. Volevo fare una presentazione online in uno schema condiviso come questo, in maniera che l'altra parte seguisse il flusso logico. Avevo inserito all'interno della presentazione N punti che potevano attrarre l'interesse, e N argomenti che potevano attrarre l'interesse. Era molto lunga, fondamentalmente, perché c'erano dentro all'interno un po' tutte le idee che erano venute fuori nella fase precedente, no? Un po' tutti quei punti che volevamo toccare per andare a definire l'argomento sostenibilità. E quindi ho detto, facciamo online, facciamo una presentazione, perché poi tutti i clienti a cui andiamo a farla mi chiederanno se gli mando il link della presentazione. Io gli dirò, certo che te lo mando, però prima ti mando un modulo di feedback. Una volta che mi hai fatto il modulo di feedback, la presentazione ti arriva in automatico. Così avevo anche più di un'informazione. Avevo una delle informazioni era
era capire se l'utente dall'altra parte mi aveva ascoltato per cortesia, ma l'argomento realmente non gli interessava. Beh, no. Sì. Voglio dire, no, perché... può capitare. Non nascondo che almeno il 40% non hanno mai fatto il formulo di feedback, per cui non hanno mai ricevuto una presentazione, poi voglio dire, no, perché effettivamente non erano interessati per una tipologia di clienti o di utenti ai quali che mi potevo permettere di fare questo passaggio, no? Che non erano i nostri, diciamo, i core a cui miravo, era un primo passaggio di validazione. E quindi potendolo... Ti fermo un attimo perché sottolineo questa cosa che hai detto perché è importantissima. Praticamente Massimo in mezz'ora sta rispondendo a tutte le domande classiche che molte aziende si fanno relativo al growth hacking o semplicemente le obiezioni che a volte nascono. Infatti una classica è ma oh mio Dio, che succede se faccio i test e poi sputtano il rapporto che ho con i miei clienti, sputtano il brand che ci ho messo anni a costruirlo? Massimo ha appena descritto come ha risolto questa cosa, quindi mi dispiace quasi che questo video sia solo per le persone del gruppo, perché stai veramente smontando una serie di stereotipi. Vai, procedi, perdonami, ero eccitato da questa cosa e volevo sottolinearla, vai. Molto bene, fa piacere. Andando avanti, quindi sì, quindi ecco, questo era un po', è stato un po' lo step, il primo step di validazione, no? Quindi avere, perché quello che mi interessava portare a casa era la domanda all'interno del modulo di feedback, che era un classico modulo Google. La domanda che mi interessava di più era quali sono le keywords che ti ricordi? Partendo dal presupposto che era una presentazione di una quarantina di minuti, quindi c'era tanto all'interno, il fatto che mi lasciassero delle keywords senza dargli una lista, no? Senza offrire una lista spunta questa o questa, no, dimmi tu le keywords che ti ricordi, cosa che mi ha dato? Mi ha dato come risultato i quattro punti su cui focalizzare il progetto, perché il progetto nella mia prima presentazione aveva una ventina di punti, sono diventati quattro nel progetto definitivo, ma questi quattro sono quei quattro che sono stati, diciamo, qua, grosso modo evidenziati da tutti. Quindi se inizialmente io pensavo di fare di buttare lì una cosa molto più ampia, alla fine dall'altra parte io potevo comunicare in un certo modo, ma l'altra parte la recepiva solamente alcune delle cose, quindi forse erano quelle a cui mi dovevo focalizzare. Quindi come al solito l'importanza poi di in questo caso di prendere le informazioni che arrivano dal basso, cioè sono i clienti poi a dirci quali sono le cose veramente importanti. Poi io leggo lì in un passaggio, perdono, leggo pivot in fiera, contenuti in fiera, ci dici un attimo, c'è una fiera di mezzo, che ruolo ha avuto questa fiera? Sì, allora diciamo che queste prime presentazioni che noi abbiamo fatto volevano essere volte alla vendita, anche se non, diciamo, no, facciamo finta fossero rivolte alla vendita, perché comunque stavamo rubando del tempo delle persone a cui facevamo una presentazione di un progetto, però di fatto non avevamo né il progetto, cioè non avevamo niente in termini di prodotto, no, per cui diciamo in quello stadio noi davamo già per overbooked fino a novembre del 2019, no? In maniera che di cominciare a creare un po' di, sì, forse interesse, forse no, forse urgenza, forse no, no? Quindi da creare quel tipo di situazione, da non rendere comunque la vita semplice, fra virgolette, no? E poi a luglio, diciamo, c'è stato un primo step, uno step ulteriore di validazione, nel senso che avevamo una fiera, che noi facciamo sempre, a Ho Chi Minh City, e abbiamo, 10 giorni prima, abbiamo detto no, cambiamo completamente, non andiamo in fiera con questo tipo di, col classico tipo di approccio, parliamo solamente di questo, vediamo cosa succede. Cioè, parliamo solo e esclusivamente di questo. Allora abbiamo sviluppato in fretta e furia delle infografiche, sì, sempre online, con degli strumenti tipo Infogram, quindi delle gigantografie di un progetto che sembrava un progetto già essere in piedi da tempo, che andava a toccare quei quattro punti che erano si erano evidenziati nello step precedente, quindi andando a fare il secondo step di validazione, no, della soluzione. Quindi già scremato, nel primo step avevamo una ventina di punti, sono diventati quattro, portiamo questi quattro in fiera come idea, mettiamo dei materiali che sono dei materiali normali, tanto fino a novembre siamo venduti, questo era il tipo di comunicazione
che sì. portavamo fuori, in modo da capire se c'era qualcuno interessato che lì, seduta stante, poteva decidere di sì, ok, mandami dei campioni, oppure mi interessa fare qualche prova, o che voleva approfondire, no? Quindi lì abbiamo fatto il primo step face to face, diciamo, no? Quindi c'è stato un primo step che abbiamo voluto tenerlo fuori dal contatto diretto, e questo è stato un primo step che invece abbiamo portato nel contatto diretto. Quindi questo intendo per Pivo Fiera. Leggo test, intravedo test, cosa è successo? Scrolla un altro po'. Andiamo avanti e entriamo un po' nel merito del test vero e proprio, nel senso che prima abbiamo fatto una validazione del problema, poi una validazione della soluzione, adesso avevamo un po' ripulito il tutto ed era diventato una sorta di ipotetico servizio su un prodotto che aveva già avuto degli step di validazione, quindi abbiamo detto adesso dobbiamo arrivare a una conclusione, quindi è agosto, entro novembre dobbiamo aver definito, cioè i clienti a cui ci rivolgiamo ci devono esporre realmente, quindi spostiamo il focus. Cosa intendi? Pagare? Devono passare dei programmi di produzione. Ok. Quindi reali ordinativi di produzione. Mi ricollego sempre a prima, giusto per non perdere questo passaggio, essendo il nostro mondo un mondo di sei mesi, un programma di produzione significa i sei mesi successivi. Certo. Quindi ti dà poi una, non dico una stabilità, ma la possibilità di iniziare a costruire un progetto che si sviluppa comunque in sei mesi, cioè cominci ad avere una base su cui ragionare, no? Certo. E lì abbiamo detto, per far questo dobbiamo spostare il focus e andare a parlare con i nostri clienti core. Quindi adesso ottimizziamo ancora di più il sito, chiamiamolo sito, che però era pur sempre un Quirl, quindi una presentazione più strutturata. Ad oggi non abbiamo ancora un sito, perché siamo ancora in test, voglio dire, no? Fondamentalmente. Quindi questo progetto non ha ancora un suo sito, funziona ancora come lo sto descrivendo, quindi con Quirl che viene condiviso con i clienti e che a loro, per la loro percezione, è un sito internet, voglio dire. E che possiamo modificare e adattare ad ogni caso per caso, no? Quindi è pure più comodo di un sito classico in questo momento proprio. Sì, è proprio comodissimo in questo momento. Cioè, ogni presentazione che andiamo a fare la personalizziamo, perché abbiamo visto che quando il cliente si trova su quello che lui considera un sito, il suo nome o il suo marchio, un piccolo effetto wow c'è. Sì. Si sente già coinvolto. Quindi, ad esempio, con queste cose, questi strumenti è molto, molto, molto semplice. Sì. Uno step immediato che abbiamo fatto è stata la registrazione del marchio. Lo scopo è stato esclusivamente creare authority. Quindi se prima lavoravamo un po' più per avere credibilità, abbiamo detto dobbiamo metterci al sicuro, quantomeno abbiamo già fatto degli step di validazione. Sembra che il progetto abbia un senso, registriamo un marchio. Attenzione, un marchio su niente, perché in quel momento non c'era ancora il prodotto. C'erano tutte le idee che validavano la soluzione, ma di pratico non avevamo fatto niente ancora. Quindi avevamo definito cosa significasse un prodotto sostenibile in questo tipo di settore per quel tipo di clientela, e abbiamo registrato il marchio in Europa in maniera da avere un certo tipo di authority. Questo è stato il passaggio, diciamo, questo è stato l'investimento un po' più grande che abbiamo fatto, perché mi sembra sia costato intorno ai 1.500 euro. Abbiamo comunque deciso di farlo in maniera da avere un buon inizio, fra virgolette, no? E lì poi abbiamo iniziato con le presentazioni ufficiali, allora dirette face to face. Poi qua ho messo che avevamo un time frame definito, che è quello che continuo a dire, che quindi volevamo chiudere entro novembre, perché comunque entro novembre riuscivamo, per le tempistiche del tipo di settore, riuscivamo ad avere o meno delle conferme ufficiali da parte dei clienti. Per cui ci eravamo posti in novembre come timing, e quello è quello che poi abbiamo portato a casa, no? Quindi da agosto a novembre. Quindi cosa significa quella chiusura test novembre che leggo lì sotto? La chiusura di test di novembre per me significava, a novembre dovevamo avere delle revenue importanti, okay. Perché comunque poi lo sviluppo del progetto non è banale, perché andiamo a toccare molti argomenti, andiamo a collaborare con molti partner, quindi
non volevamo avere qualcosa di solido per poterci esporre, perché sì. Poi quindi vado nello step sotto a conclusione. Da lì si iniziava la definizione degli accordi con i fornitori e dovevamo esporci in un certo modo. Da lì si iniziava l'inizio dello sviluppo del prodotto che avremmo dovuto deliberare, diciamo, a partire dai 60 giorni. Quindi non è che avevamo le idee chiare, ma non avevamo tempi lunghi, dovevamo iniziare fin subito. E quindi l'analisi dei risultati è stata un po' quella, la definizione del time frame che ci siamo dati è stata quella che poi ci ha, diciamo, aiutato anche nel percorso, no? Infatti questo è un passaggio che mi è piaciuto molto, che ho imparato molto dal growth hacking, che è, quando parliamo di test, di sperimentazione, l'andare a definire prima i tempi, i modi e i risultati e cosa fare in uno scenario o nell'altro, quando certo. I risultati ci sono o non ci sono. Certo. Senza andare poi a guardarlo alla fine, perché magari guardarlo alla fine... magari un risultato di poco ti soddisfa, invece andare a sì. definirlo prima non è proprio così. Sì, sì, sì. Hai meno possibilità di interpretazione, di dire vabbè dai, però secondo me è accettabile, procediamo comunque. Comunque una cosa bellissima di questa presentazione è che finisce con la riga inizio sviluppo prodotto ed è fondamentale che sia l'ultima riga e non la prima riga di questa presentazione. In un approccio tradizionale, vecchia scuola, il prodotto è la prima cosa che facciamo, quello che noi diciamo sempre qui sopra, il prodotto è l'ultima cosa che va fatta, e vederlo come ultima riga di questa presentazione mi dà parecchia soddisfazione. Quindi inizio sviluppo prodotto è esattamente l'ultima cosa che avete fatto, quindi avvale dei risultati, eccetera, eccetera, giusto? Stiamo concludendo adesso, praticamente. Prima di novembre non avevamo messo mano a niente. Se non comunque a buttare le basi di fattibilità, comunque, certo, ovviamente. Certo. Sempre. Se non sbaglio, tu hai detto che c'era anche l'elenco dei tool, lo vogliamo far vedere, poi vediamo se c'è qualche domanda. C'era un altro punto, perdonami. Sì, mi ero dimenticato di questo. Ok, questo è quello che stiamo, diciamo, iniziando adesso, no? Quindi adesso dobbiamo un po' scalare il progetto, quindi posto che abbiamo definito che il test ha dato dei risultati positivi, stiamo sviluppando il prodotto, adesso dobbiamo andare a sviluppare la pianificazione strategica per lo scalare il progetto. E qui ho buttato lì giusto quattro keywords su quello dove stiamo lavorando, quindi l'analisi dei canali di acquisizione. Io sono innamorato di questo tipo di area, mi piace molto andare a sviscerare un po' i vari canali. In questo momento, nello specifico, a parte i classici, abbiamo fatto dei test sui volantini, che ti ho raccontato poi in un'occasione, che ci sì. hanno dato dei risultati fantastici, per assurdo. Abbiamo detto proviamo, abbiamo speso 50 euro per fare N volantini, li abbiamo distribuiti a mano in una fiera di settore dove non esponavamo, cioè dove non avevamo una nostra postazione, e ha convertito il doppio rispetto a una campagna Facebook che abbiamo fatto sempre geolocalizzata nell'area. Quando diciamo fate le cose che funzionano, non le cose che sono fighe, significa questo: se i volantini funzionano, non c'è nessun esperto, nessun guru che può venire a dirvi non fate i volantini perché sono vecchi e sono offline, quindi viva i volantini se convertono. Poi leggo OPN lì sotto, che è un altro tema che mi piace tantissimo. Sì, questo è quello che stiamo... Allora, la prima parte, quando vedo OPN offline, è di fatto una cosa che sta succedendo nelle ultime settimane, nel senso che noi abbiamo sviluppato questo progetto per offrirlo ai brand, quindi il nostro target erano i brand. Però in questo momento si sta sviluppando una situazione per cui i supplier, che quindi sono quelli che poi vendono il prodotto ai brand, ci stanno chiedendo di poter utilizzare questo servizio utilizzando la loro rete vendita. Ok, quindi è proprio una vera e propria piattaforma offline di venditori già creata che comunica al posto nostro con un obiettivo di revenue, non con un obiettivo di comunicazione. Certo.
E poi sull'online invece stiamo guardando delle piattaforme, stiamo iniziando con delle piattaforme che già trattano questo tipo di argomenti nel mondo della sostenibilità, per cui dove già esiste un traffico, esiste già un mondo. Anche su questi vari punti praticamente abbiamo un webinar su qualsiasi cosa, quindi canali di acquisizione, abbiamo addirittura 2 ore di webinar lunghissimo, super interessante, OPN l'abbiamo trattato, quindi lo dico sempre per, magari per i nuovi, se non li avete visti recuperateveli perché c'è tanta ciccia da andare a vedere. Vai, vediamo proprio velocemente gli strumenti che hai utilizzato, poi li metto io nel gruppo, faccio il solito post di riepilogo, non vi preoccupate per tutti quanti, però magari dici 2 paroline. Scusami, sì, un attimo che mi suonano al citofono, perdonami, mi stacco il muto il microfono mentre tu parli degli strumenti, vai. Sì, il primo strumento, Quirl, che è un po' diverso dai classici strumenti di presentazione, anche se lo scopo è quello, e se lavorato, diciamo, con un po' di attenzione può far percepire all'altra parte che si trova davanti ad un sito, ad un vero e proprio sito. Poi ha delle funzionalità molto interessanti perché lo puoi disattivare agli utenti in qualsiasi momento, gli puoi dare l'accesso in qualsiasi momento, lo puoi modificare in qualsiasi momento, quindi è molto, molto semplice, è molto user friendly anche. Logopony, che è invece la piattaforma dove abbiamo fatto fare l'analisi, diciamo, una volta individuato il nome dell'azienda o del progetto che avevo definito, l'ho dato in pasto questo strumento e che mi ha dato, non so, 40 o 50 soluzioni diverse. Ho preso quella che mi piaceva di più e mi ha dato qualsiasi tipo di formato, quindi formato da utilizzare come titolo all'interno delle presentazioni o formati da social, qualsiasi tipo di formato, insomma. Infogram, un altro strumento che ho utilizzato per creare i layout nelle fiere, anche nei post, anche questo è uno strumento molto economico, mi sembra 15 dollari al mese. Usability Hub, che è lo strumento dove ho fatto i 5 second test. I Google moduli classici, semplici, senza andare per l'utilizzo di strumenti molto, molto complessi. E poi per finire la Trello, che per quanto mi riguarda rappresenta tutto, quindi è dove mi vengono le idee, le mettiamo lì, dove lavoriamo in gruppo, le mettiamo lì, sviluppiamo un progetto, è dentro Trello, è il tipo di strumento che utilizziamo per tutto, per qualsiasi tipo di progetto, di soluzione, insomma. Chiarissimo. Allora, io adesso stacco il tuo schermo esterno, metto di nuovo noi due, ecco. Allora, nel frattempo, ragazzi, se avete delle domande, fatele nei commenti, così ne approfittiamo e Massimo ci risponde in tempo reale. Vabbè, innanzitutto, diciamo, io voglio ringraziarti perché tu eri tesissimo di questa live, in realtà secondo me te la sei cavata benissimo. E per essere la prima volta è stata super, e soprattutto hai dato un sacco di insight molto molto utili. Prima, diciamo, lo dicevo ridendo eccetera, ho detto stai rispondendo a tantissime domande, dubbi, obiezioni che a volte le aziende si fanno sul growth hacking, però è vero, cioè nel senso il fatto di essere andato molto in dettaglio poi hai sviscerato degli aspetti che molto spesso agli imprenditori sfuggono. E come dire, la tua casistica forse è una delle casistiche più difficili, no? Parliamo di B2B, parliamo di corporate, parliamo di prodotto fisico, che sono i classici scenari nei quali l'imprenditore arriva e dice sì, però io sono B2B, sì, però io parlo con le grosse aziende, sì, però io ho il brand che devo proteggere, sì, però questo e quell'altro. Hai fatto vedere come in realtà si può fare tutto con i giusti strumenti, il giusto approccio. Per me questo è un vantaggio competitivo oggi che abbiamo, perché comunque se riusciamo a capirlo, cioè possiamo fare veramente la differenza rispetto alla maggior parte che non riesce a comprendere questo tipo di ragionamenti. Allora, vado a leggere qualcosina nei commenti. Domande non ne stanno arrivando, ma complimenti sì. Significa che sei stato molto chiaro. Allora, c'è Giovanni che dice grazie per gli spunti. C'è Luciano che dice grazie a entrambi per gli ottimi spunti che ci avete dato. C'è Giuseppe Gepis che ha scritto un super commentone che dice bella Massimo, interessante il settore di riferimento. E poi ho 2 cose che mi sono piaciute molto fino a questo momento e sulle quali rifletto spesso. Uno,
il fatto che un nuovo progetto rischia di essere soffocato nell'azienda madre nel quale spesso nasce, vero? Questo è stato un punto molto importante, mi piace che l'hai sottolineato, l'idea di fare degli spin-off quando il progetto prende una certa dimensione, proprio per non bloccarlo. E poi sempre Giuseppe che dice la seconda cosa è il fatto che generando contenuti, raccontando la propria attività, si fa una grande attività di ricerca. Producendo contenuti si fa ricerca. Vero, anche questo è stato un bel passaggio che hai detto, perché hai detto abbiamo proprio imparato, no? Abbiamo allargato il nostro know-how facendo contenuti, e questa è una cosa bellissima che abbiamo detto molte volte anche qui sopra quando abbiamo parlato dell'importanza dei contenuti, eccetera. Si aggiunge anche Paolo Confortino che dice bravissimo, molti spunti interessanti. Deduco che domande non ce ne sono, quindi sei stato super chiaro. Io te ne faccio una, quindi tu hai detto... Queste sono quelle che mi preoccupano adesso. No, te ne faccio una facile, volevo dire... qual è stata la difficoltà più grossa che avete affrontato in questi 6 mesi? Perché altrimenti sembra tutto molto lineare, no? Sembra quasi che il growth hacking poi è la ricetta che io dico sempre che non è, no? E quindi abbiamo fatto questi passi, bam, abbiamo vinto. Vedete, ora abbiamo fatto un sacco di soldi e siamo fortunati. In realtà sappiamo che non è così, che non puoi semplicemente seguire degli ingredienti, no? E ottenere la torta. Quindi ci sono state delle difficoltà incontrate lungo la strada, problematiche, imprevisti, cose che all'inizio non avevate considerato, eccetera. Io penso che la problematica principale è il team. Il vantaggio e la problematica principale è il team. Nel senso che, scusatemi, ma... Tranquillo, pure io sto sorseggiando ogni 30 secondi. Sì, il team è... Il valore è il limite, no? Sempre dei progetti. Nel senso che tenere sempre il team sul pezzo rispetto alle idee nuove che si portano avanti, i test nuovi che si fanno rispetto alla comfort zone è uno dei problemi principali. Sai, poi ne abbiamo parlato spesso io e te di questa cosa. Sì. Quindi il team è la cosa... infatti, ecco perché i contenuti sono stati molto importanti per noi, per tenere sempre al passo il team anche. Perché comunque il team doveva lavorare su questo e doveva continuamente essere aggiornato su questo e continuamente riflettere su questo, no? Il team è stato... il contenuto che diventa anche stimolo per il team a rimanere sul pezzo, a lavorare coeso, eccetera eccetera. Sì, perché tante volte rischi che ci sia il project manager che va avanti e si crea sempre questo gap poi col team. Chiaro. Quindi questo è un problema che ritrovo spesso, tra virgolette. E poi, cioè, questo è un test che ha funzionato. Non abbiamo fatto tanti altri che non hanno funzionato, voglio dire. Certo. Mi sa che allora serve anche la rubrica con i test fallimentari dove raccontiamo le cose che non hanno funzionato, altrimenti poi qualcuno dice sì, vabbè, ma sembra che funzionano tutti tranne che a me. Esatto. E si parte sempre dal perché. Sì, quello sempre. Guarda Massimo, io ti vedo anche con la voce proprio al limite, quindi ti lascio andare, ti voglio salutare. Ti ringrazio tantissimo per questa oretta che ci hai dedicato. Voglio ringraziare, butto un occhio di qua ogni tanto per vedere se ci sono altri commenti, voglio ringraziare tutti quelli che sono rimasti fino alla fine con noi, che erano un bel po' oggi, si vede che il tema è interessante e interessava. Come sempre, se qualcuno invece sta guardando questo video dopo e quindi non avete seguito la diretta ma lo state guardando registrato, se avete dubbi, se avete domande eccetera eccetera, fatele nel gruppo in qualsiasi momento, tanto ci sono sia io sia Massimo, oppure nei commenti del video stesso e proveremo a rispondere. Massimo, grazie mille della disponibilità, sei stato super, grazie, ti lascio andare e così ti riprendi anche con la voce, ok? Ciao a tutti, ci vediamo nel gruppo. Ciao.